È così, questo è un pezzo di questa Italia, molto rappresentata, molto placida, molto colta, molto accreditata, molto internazionale, leggermente schifosa. Dunque, da dove cominciare? Ah sì! Riguardo agli Hobbit. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani. Noi tutti siamo così, noi siamo tutti blu, usiamo su per giù, due vene poco più. La rete dei precari al servizio. Grazie, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Questa è la peggiore Italia, grazie. Abbandonate il destino suo schifoso. Questa elite di merda a lavorare. La mattina sera siamo in tenda a lavorare. Saliamo e spicconiamo tutto quello che ci fa. Voglio far lavorare la gente, far divertire la gente, motivare la gente. Andiamo a lavorare. Questa è una terra straordinaria e meravigliosa. Ho appena comprato un po' di piantine e me le porto a casa, me le porto con me. Mi sono autonominato, ma non è una battuta, ministro della Calabria perché voglio stare più vicino a questa terra, non solo in un momento elettorale come questo, ma negli anni prossimi. Chi mi conosce sa che quando prendo un impegno lo mantengo. E il Brunetta, con tutte le deleghe del governo, dall'agricoltura all'industria alle infrastrutture, sarà il vostro rappresentante della Calabria nel Consiglio dei Ministri. Non hai più 30 anni e lumi a cuorecini dispiaciri, poi pace nella bella di Dio me innamorare, sempre vicina a Dio io voglio restare. La conurbazione Napoli-Caserta e altre 3-4 conurbazioni, o meglio, se quelle conurbazioni avessero i parametri e gli standard del resto dell'Italia, l'Italia sarebbe il primo paese in Europa. La conurbazione Napoli-Caserta è un cancro sociale, è un cancro culturale, è un cancro. Etico. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora il piano. Vediamo un po' perché stiamo tanto sulle scatole a questa seconda Italia. Semplicemente perché li stiamo facendo morire! Gli stiamo facendo un mazzo così! Renato, Renato, Renato! Mi son calato, oh oh, io credo che già sia passato mezza risata di seppellirà. L'innovazione, piccola grande che sia, che è già in atto, è già in corso, non è costata assolutamente nulla. Caro Dario Di Vico, non hai mai parlato sul tuo giornale dei certificati medici online e di come un'innovazione online, per carità, il mondo è bello, grande e vario, però... Accontentati del pareggio, Renato. Stai dando la notizia che non ci sarà più la riforma fiscale, non cercare. No, è una notizia, per carità. Però io non c'entro niente. Notizia, hai dato questa notizia, basta, no. Fai il tuo lavoro. Non mi piacciono i giornalisti faziosi. Renato, Renato, c'era bisogno di un tuo decreto. Ci mancherebbe altro che legge. Forse uno. Io avevo, ma lo dico con un po' di autoironia, volevo vincere il premio Nobel. Scommetto che nessuno lo sa più di te.
e quanto bisogno c'è per noi di crescere. Per questo ti hanno dato sto progetto qui, non si può andare più in basso di così. Il tribunale di pomeriggio e non troveranno nessuno. E non troveranno nessuno, e non troveranno nessuno, e non troveranno. Perché non pagate gli straordinari? Perché non pagate gli straordinari al personale? Certo, è per quello. Ma non è vero nulla. Certo che è per quello. Ma non è vero nulla. Certo. Ma non è vero nulla. E i giudici si portano il lavoro a casa. E i giudici si portano il lavoro a casa. Lei voleva mettere i tornelli per risolvere i problemi nei tribunali. Devo dire, mi diverto tantissimo oggi. Comico, non è un ministro. Renato, Renato, non son quei quattro che tu hai insultato. Oh oh, se tu sputi sul precariato, un precariato tu fa così. Editoriale. Ma guardi, io parlo 5 minuti, io parlo 5 minuti, ma se vuole scalmanarsi si scalmanisce. No, e chi si scalmana? Tanto è l'ultima. Se vuole dare in escandescenza. Facciamo andare a ballare, clicche, clacche, manca. Che nessuno ti può battere, tu sei perfino peggio della Sant'Anche. Tu chiami fannulloni quelli come me, non sai quel che pensiamo di te. Questa Italia, molto rappresentata, molto placida, molto colta, molto accreditata, molto internazionale, leggermente schifosa. Lo dico alla sinistra culturale, a quella per bene, a quella per male vadano pure morire ammazzati. Rivoluzionari di questa Italia che non ci piace, di questa Italia brutta, di questa Italia radical chic, di questa borghesia autoreferenziale di me. La natura ti ha dato, pure De André ci aveva avvisato. Oh oh, compensa ciò che ti ha levato, sei un concentrato di acidità. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Io avevo, ma lo dico con un po' di autoironia, volevo vincere il premio Nobel. Spero stia per scherzando. L'economia. No, 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 lo dice davvero. No, no, io ero anche bravo, ero, non dico lì lì per farlo, però ero nella giusta. Ha prevalso il mio amore per la politica e il premio Nobel non lo vincerò più. Ho fatto un errore. Questo è un errore, ma l'avrebbe sì. Vinto? Sì. Veramente? Sì. Lei. Dovevo andare. È una sua dote questa così forte coscienza di sé, la chiamo sì, così. Sì, certo. Ma guardi, io ho molti amici che hanno vinto il premio Nobel e non sono molto più intelligenti di me.